Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, quello che discutiamo oggi è un provvedimento con cui si prosegue il percorso intrapreso con il decreto sicurezza, convertito in legge il 28 novembre scorso, sempre con la logica di garantire sicurezza e legalità in tutto il territorio nazionale. Durante la trattazione in Commissione mi pare però che questa logica non sia stata recepita da alcune parti politiche, i cui rappresentanti sono arrivati addirittura a chiederci se non proviamo vergogna, anche solo nel concepire un provvedimento simile, puntando il dito sulle norme che altro scopo non hanno se non quello di gestire e controllare i flussi migratori, difendere i confini nazionali, garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico, senza che queste diventino occasione di guerriglia urbana, e ancora potenziare le forze dell'ordine. Se è vero che il provvedimento va ad incidere sui reati connessi all'immigrazione clandestina, sul codice di procedura penale, per attività ad essa connesse, è altrettanto vero che questo stesso provvedimento pone una grande attenzione nei confronti delle forze dell'ordine, proseguendo l'opera iniziata col primo decreto sicurezza per ridare la dignità che a loro spetta. Un atto sicuramente dovuto nei confronti di chi quotidianamente rischia la vita per garantire la sicurezza a noi, tutti i cittadini, senza avere spesso il giusto riconoscimento e, peggio ancora, ricevendo insulti. Forse è bene ricordare in che situazione versavano le forze dell'ordine prima dell'attuale governo, che ha avviato col decreto sicurezza 2018 e la legge di bilancio 2019 un nuovo piano assunzionale per carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria, guardia di finanza e vigili del fuoco, permettendo lo scorrimento di graduatorie, alcune delle quali ferme da ben 10 anni. Ebbene, con questo nuovo decreto si dà ulteriore vigore alle forze dell'ordine e qui contraddico il senatore Pagano che ha parlato prima, dicendo che questo invece non avviene. Questo provvedimento dà invece nuovo vigore alle forze dell'ordine, andando a potenziare i presidi delle forze di polizia, incrementando il monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo dei vigili del fuoco, con uno stanziamento di 380.000 euro per il 2019 e 1.910.000 euro a partire dal 2020, autorizzando una spesa di quasi 5 milioni e mezzo di euro per il 2019 e il 2020 e di 5 milioni a partire dal 2021 per i pasti del personale di polizia impegnato fuori sede, istituendo ancora l'Ispettorato Scuole della Polizia di Stato per coordinarne la formazione e l'addestramento e ancora autorizzando la spesa di 33 milioni e mezzo di euro dal 2019 al 2026 per il vestiario del personale della Polizia di Stato e ancora incrementando la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di oltre 2 milioni e 200 mila euro dal 2019 al 2021 e di 1,5 milioni a partire dal 2022, portando a 7 euro l'importo dei buoni pasto per tutto il personale del comparto sicurezza a partire dal 1° settembre e ancora, cosa molto importante, introducendo nel codice penale che vengano considerati di grande gravità i reati di offesa a pubblico ufficiale, violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E tutto questo è stato possibile grazie al 1,5 miliardi risparmiato razionalizzando le risorse destinate all'accoglienza. E voglio a tal proposito sottolineare che noi della Lega non siamo contro l'accoglienza e il salvataggio di vite umane, ma non certo nei termini utilizzati fino a prima di questo governo, e i corridoi umanitari realizzati in questi ultimi periodi ne sono la dimostrazione. Riprendendo l'assunto iniziale, chiedo a lei, Presidente, dovrei vergognarmi di questo provvedimento? La mia risposta è no. Chi dovrebbe vergognarsi è invece chi davanti all'assassinio di un rappresentante delle forze dell'ordine afferma uno di meno. Chi dovrebbe vergognarsi è chi sotto una falsa veste di accoglienza e bontà autorizza il traffico di esseri umani destinati alla criminalità,
alla prostituzione e allo sfruttamento. Chi dovrebbe vergognarsi è chi ha consentito il consolidarsi di un sistema che con gli ultimi fatti di cronaca ha mostrato purtroppo il suo volto peggiore, e non vado oltre. Vede Presidente, questo provvedimento non è, come affermato dal senatore Parrini, mi spiace che in questo momento non sia un'aula, sempre molto fantasioso nelle sue definizioni, lo sfoggio inutile di brutalità e peggio ancora l'espressione del cinismo del ministro Salvini, ma piuttosto un ulteriore sforzo per ripristinare nel territorio nazionale un po' di legalità e sicurezza e restituire il giusto benessere che spetta a tutti quei cittadini per bene che si alzano la mattina presto per andare a lavorare, che quotidianamente devono far tornare i conti, che pagano le tasse, che per questo hanno il diritto di essere tutelati e messi al primo posto in ogni nostro provvedimento. Giunga a conclusione, senatrice, per favore. Vado a concludere. È questa la nostra grande responsabilità, che in parte viene tradotta in questo decreto. Spiace invece constatare che ci sia ancora qualcuno che quotidianamente cerca di demolire ciò che questo governo sta facendo per ridare dignità all'Italia. Spiace ascoltare le lezioni su quello che si dovrebbe o non si dovrebbe fare, ma gli insegnamenti migliori, Presidente, onorevoli colleghi, non sono quelli che si danno con le parole, ma con l'esempio, e mi pare che in questo senso il governo che ci ha preceduto non abbia sicuramente eccelso. Anzi, l'Italia e le sue leggi vanno rispettati i confini nazionali, vanno rispettate le forze dell'ordine e l'istituzione, e a noi per primi spetta la responsabilità di dare l'esempio. Se veramente stiamo dalla parte dei cittadini onesti, se veramente vogliamo che la nostra nazione rialzi la testa e abbia in Europa il rispetto che merita, ben venga il decreto sicurezza bis. Grazie Presidente. Grazie senatrice. È iscritta a parlare